ragazzi, preparatevi perché state per assistere al finale di stagione più bello di sempre. Ci sarà da soffrire, non vi dico come finisce, vi dico solo che qualsiasi sia il risultato, voi dovete mettervi lì e guardare con calma tutto questo video. Soffrite insieme a me, non andate avanti e gustatevi questo video minuto per minuto. Io vi lascio all'episodio, mi raccomando, raggiungiamo ancora una volta i 7000 like, buona visione, bella! Ragazzi, qui è Giuetrenessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 22, con la carriera allenatore con il Cambridge su FIFA 18. In questo episodio andremo a finire tutta quanta la stagione, giocheremo infatti le ultime 3 partite del mese di maggio e poi giocheremo gli eventuali playoff di Champions League. Al momento noi siamo al terzo posto con 67 punti, ma il Liverpool è dietro di noi a meno 2 e noi abbiamo un calendario veramente molto tosto, soprattutto le prossime 2 partite che sono contro il Manchester United e contro il Chelsea che si trova al secondo. Difficilmente riusciremo a vincerle entrambe, quindi bisogna stare veramente molto attenti. Se arriviamo al quarto posto, sempre in questo video ci andiamo a giocare i playoff. Oppure vi lascio con il dubbio fino a domani, non lo so, vediamo. Comunque ho sistemato la formazione, che è questa qui. Colombo è arrivato a quota 89 e per il resto tutti quanti confermati. Ho letto anche tutti quanti i vostri commenti che avete lasciato nell'ultimo video, siete stati veramente in tantissimi. Mi piace che ognuno di voi esprime il suo parere e ci sia una specie di dibattito, diciamo, sotto i video. Mi fa piacere. Vedremo un po' quello che succederà con Marcello nella prossima stagione. Un'idea mia già ce l'ho leggendo i commenti, però ve la dirò successivamente. Pensiamo adesso a concludere questa stagione, che è la cosa più importante. Questa è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, ci siamo, massima concentrazione, siamo all'Old Trafford. All'andata abbiamo perso 3-1, se non sbaglio, non lo so, ho sparato a caso, l'unica cosa sicura è che abbiamo perso. È tutto pronto comunque e inizia adesso Manchester United, Cambridge United. Frattesi, diventa buona per Colombo che appoggia da grande per Arthur che ha un bel destro, vediamo se gli viene. Parata di De Gea, lasciala andare, bravo. Non sarà facile battere De Gea, vediamo un po' come se la cavano i nostri attaccanti. Mi sa che anche il Gomez si è fatto male. Uce appoggia per Colombo, il suo mancino, niente. Questi sono passaggi per De Gea. Adesso tocca a loro, stiamo attenti. Mi sa che hanno fatto un po' di turnover, perché non vedo i migliori. Chong, possiamo batterli. Chong, ancora lui, è veloce però questo Chong, mamma mia. Harper non gli sta dietro, a parte che Harper non dovrebbe neanche essere lì. Parata di Brignoli, calma. Adesso tocca a noi, contropiede, bellissimo, bellissimo. Uce con il mancino e parata ancora di De Gea. Sempre noi, Colombo, lo 0-0 non sarebbe male, eh? Un pareggio allo Trafford. Colombo con il destro, ancora De Gea. Forse meritiamo qualcosa di più, ma il pareggio allo Trafford non è male. Calcio d'angolo, ci va Benali, di testa allontana via Pogba. Williams, stiamo attenti però. Colombo, bellissimo, per Diego Pampin. Ancora De Gea, dai ragazzi, però non possiamo beccare sempre dei fenomeni in porta. Harper, diventa fuori per Colombo dalla distanza. Mamma mia, ma quanto è importante Colombo, quanto importante questo giocatore. Clamoroso, clamoroso. Qui De Gea ha delle colpe. Ragazzi, dopo mille miracoli, qui De Gea ha delle colpe. Si è messo paura della potenza di Colombo. E lo so, attacco totale, eh? Non stavo scherzando, attacco totale, perché li vedevo in difficoltà, la volevo vincere. Benali, ennesimo contropiede, bellissimo. Il tocco sotto. Ragazzi, tutti in piedi, dai, ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Questo giocatore è 100 volte più forte di tutti gli altri. Questi sì che sono i giocatori che fanno la differenza. Stiamo parlando di giocatori del livello di Messi e Ronaldo. Pallone dentro, tocco sotto, altro assist di Uche e 2-0 Cambridge. 26esimo gol in Premier League per Colombo, un centrocampista. E finisce qua, non c'è più tempo, bellissima partita, risultato giusto perché l'abbiamo meritata per le occasioni create. E possiamo avanzare con 12 tiri a 2, 10 per Colombo ovviamente e
andiamo avanti perché Liverpool vince ancora. Aveva una partita semplice in casa e non hanno fallito. Finalizzazione 99, Colombo, non può aumentare più, è quasi a 100, cosa impossibile. Lo vorrei solo far arrivare a 90 e poi cambio i giocatori allenati. Comunque abbiamo il Chelsea, ma guardate la classifica, loro sono a 72, quindi se li battiamo andiamo al secondo posto perché saliamo a quota 73. Però bisogna stare anche attenti perché se sbagliamo la partita e Liverpool vince, scendiamo al quarto posto. Attenzione, non facciamo fregarci, confermiamo ovviamente tutti, Angel Gomez non ce la fa dentro l'indiano. Anzi, se Segnon al posto di Pampin, con Pampin al posto dell'indiano, che Pampin sapete benissimo che può giocare anche esterno sinistro. Metto anche Ampadu, basta cambi però, un po' di turnover ci sta perché c'è qualche giocatore stanco, ma non posso cambiare anche perché non ho più giocatori. Quelli che potevo cambiare li ho cambiati. Adesso andiamo a giocare perché se vinciamo possiamo ambire addirittura al secondo posto in classifica. Questa è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, siamo allo Stamford Bridge, non sarà facile, c'è tutto il fumo delle sigarette di Sarri davanti, però non importa, bisogna giocare e inizia adesso Chelsea Cambridge United. Zappacosta diventa buona per Avram, il tocco per Zappacosta, stiamo attenti, il tocco dentro, mamma mia, come siamo usciti, non lo so. Ancora loro però, punizione, è uno schema, stiamo attenti, Brignoli in qualche modo una fucilata. Angolo per loro, Musonda Junior, allontana via Harper, ragazzi 5 minuti di sofferenza, mamma mia. Attenzione al contropiede però, Colombo per Benali, 1-2, bellissimo Colombo, fini fuoco trattenuto però, questo è fallo, Colombo se la mette sul mancino, ci prova il giro, Zappacosta in qualche modo, non sarebbe entrato secondo me il pallone. Angolo per noi comunque, lo batte qualcuno, non ho visto chi, Ampadu al volo, mamma mia che brutto. Ma ci siamo ancora noi, con calma, Benali per Harper, per Colombo, con il destro Courtois. 13 minuti in cui è successo di tutto. Attenzione qui, attaccano loro, Zuma è un difensore, Musonda Junior, li stiamo murando traversa linea dentro. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo proprio, Musonda Junior, Brignoli spiazzato perché era rimasto praticamente sul lato di dove doveva andare il pallone, quindi non ha potuto fare nulla. Musonda, 1-0, Frattesi, tocca a noi, Uche se la mette sul niente, poi Harper dalla distanza e Courtois in qualche modo la prende. Sempre i grandi portieri becchiamo noi, prima De Gea e adesso Courtois. Ma è che fanno una papera questi portieri, e dai, non ci credo, non ci credo, ma che azione ha fatto Zappacosta, il re dei rimpalli, il re dei rimpalli Zappacosta. 2-0 Chelsea. State pregando, vero ragazzi? State pregando che il Liverpool sbagli la sua partita. Il Liverpool vince 2-0. Mamma mia, Uche recupera palla, appoggia per Frattesi, bellissimo Colombo, lascia stare tutti con il mancino Colombo, ancora lui, mamma mia che giocatore, solo lui in questa squadra, solo lui. Abram, stiamo attenti, Abram, no, il tocco per Kanté, Musonda Junior al giro, pallone fuori di poco, ma è fortissimo questo Musonda Junior. Pirino, occhio, adesso tocca di nuovo a noi, Colombo, non posso tirare da qui, e invece sì, pallone fuori, sto pretendendo troppo. Ma quando non si hanno idee, quando i giocatori sono molto più forti di noi, bisogna provare con i punti di forza. Dentro Angel Gomez e dentro l'indiano al posto di Ampadu. Ci giochiamo il tutto per tutto. Benali, un punto può fare la differenza. Harper per l'indiano. L'indiano con il destro, l'indiano, non ci posso credere. L'indiano è appena entrato. Che cosa ha fatto l'indiano? Non è possibile. È l'indiano che ci porta in Champions. La finta e con il destro non sbaglia. Non è possibile. Primo gol in Premier League. Il gol più importante di tutta la carriera. Alonso, Musonda Junior, stiamo attenti, Kanté, no, Musonda Junior aggira il pallone ancora fuori. Ma che partita stiamo giocando. Attacco totale con tattica del contropiede. Colombo, ripartenza, stiamo attenti, l'indiano di prima. Angel Gomez, ti supplico, non ti vendo. Con il mancino Courtois. Due di recupero, ultima azione. Colombo, per favore, Uche, appoggia per l'indiano. L'indiano, con calma, indietro. Ragioniamo, non perdiamo tempo, ragioniamo. L'indiano, appoggia per Benali che non passa. Uche però, ancora noi. L'indiano a giro, niente. Troppo bello per essere vero. 2-2, l'indiano a giro era troppo. Sarebbe venuto giù lo stadio, a giro nell'angolino. Mamma mia, come l'abbiamo pareggiata.
come l'abbiamo pareggiata, 13 tiri a 7, migliore in campo Colombo, ma l'indiano ragazzi merita un grande voto, 8.3. Se Angel Gomez non avesse sbagliato, il Liverpool vince 3-1. E questo pareggio mi sa che per noi è come una sconfitta, perché scivoliamo al quarto posto. Contro chi gioca il Liverpool? Contro lo United. Per favore United, per favore, devi solo pareggiare. Però possiamo anche scavalcare il Chelsea noi, perché se vinciamo andiamo a quota 74. E il Chelsea al Tottenham, ragazzi, il Chelsea al Tottenham che si trova al primo posto in classifica, quindi possono perdere. Che sudata, che sudata, che sudata. Zero di budget, mille debiti. Con questa squadra qui nessuno ce la fa più. Non ho centrocampisti, non ho centrocampisti, non so come fare per far riposare Harper, non ce la faccio. Benali stremato, ho Consigli al posto di Benali. Consigli non ha fatto male, buttiamolo dentro. Che finale di stagione, mamma mia, che finale di stagione. 73-71-71, una di noi dovrà fare i playoff. Questa è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, ci siamo, le squadre sono in campo e inizia adesso West Bromwich Cambridge United. Dobbiamo vincere e pregare. Vincere e pregare. Uce diventa buona per Angel Gomez. Forza Angel Gomez. Il tocco per Uce. Harper, tu hai un bel tiro. Harper ci prova. Pallone fuori di poco, però la traiettoria era quella. Ancora noi. Mikael diventa buona per Harper. Guarda il corridoio. Bellissimo, bellissimo. Per favore, chi sei? Colombo. Sempre lui, sempre lui, sempre lui. 1-0. Il nostro lo stiamo facendo. Tra pochi minuti finisce il primo tempo e vediamo che cosa stanno facendo le altre. Fine primo tempo. Adesso sì, adesso è finito. Vediamo un po' che cosa stanno facendo. Il Chelsea vince e il Liverpool pareggia. Ok, ok, lo United sta tenendo. Se finisce così siamo in Champions. Uce, occhio, è buona per lui. Uce, Uce con il destro. Pallone fuori, mamma mia. Senza deviazione, io non so se sbilanciarmi e provarla a chiudere oppure aspettare. No, attenzione qui, attaccano loro. Gael per Roland. Stiamo attenti che qui si azzeccano il tiro. Harper in qualche modo allontana via. 71esimo. Con la testa noi non ci siamo più. Accenno di contropiede con Mikael che non ce la fa più. Stremato. Colombo, Colombo, Colombo. A giro da una posizione impossibile. Mamma mia, ho provato a tirare per un calcio d'angolo. Non lo so. Due di recupero, due di recupero. Possesso palla, facciamo come il Giappone. Non ci interessa, non giochiamo più. Frattesi per Harper. Il tocco per Angel Gomez. Uce con il mancino e parata del portiere. Il pallone non va neanche in calcio d'angolo. Però l'arbitro fischia alla fine, quindi va bene così. Che cosa è successo? Non si sa. I tifosi esultano. I tifosi esultano, ma è un'esultanza fiacca, non una bella esultanza, un'esultanza normale. Ho un brutto presentimento, ho un bruttissimo presentimento. Vediamo un po'. Il Liverpool vince e il Chelsea vince. No, non è possibile, non è vero, dai. Dai, non è vero, dai, non è vero, non è vero, dai, non ci credo, non ci credo, playoff. Non ci posso credere. Premio torneo, premio torneo. Vediamo, vediamo il premio. Vediamo il premio che dovrebbe essere grande. 148 milioni. Io spero di averne solo 50 per fare il mercato. Non chiedo questo. Solo 50 milioni. È possibile, Cambridge? Per favore. Sono veramente deluso, ragazzi. Sono veramente deluso. Ma veramente tanto. Perché non meritavamo il quarto posto. Colombo arriva a 90 e Angel Gomez arriva ad 80. Perfetto. Due in un colpo solo. Siamo arrivati alla fine. 30 giugno 2021, questa è la classifica, non ci resta che terminare la stagione e iniziare il calciomercato. Ovviamente la società è contenta del risultato che abbiamo ottenuto e quindi siamo confermati. Mi sa che i playoff non li giochiamo in questo video perché voglio iniziare prima il calciomercato, non possiamo sbagliare con le due partite perché io l'Europa League non la voglio fare. Per la prima volta faremo mercato in anticipo. Io di solito aspetto l'ultimo giorno di agosto per fare i colpi, ma questa volta le devo fare prima. Cambia tutta la preparazione, cambia tutta la prossima stagione. Eccoci qua, ci siamo, caricamento finito. Siamo arrivati al primo luglio del 2021 e inizia adesso ufficialmente la quinta stagione di questa carriera. Ho già fatto i primi allenamenti e purtroppo ho già visto il budget. Guardate un po', 18 milioni da spendere. Che delusione.
Che delusione. La cosa positiva però è che becchiamo il CSK Mosca ai preliminari di Champions. Ok, la prima si gioca in casa e la seconda si gioca ovviamente in trasferta. Di mezzo però c'è il Liverpool. Ok, non possiamo giocare adesso ragazzi, perché dobbiamo fare prima il mercato. Non possiamo arrivare qui senza aver preso nessuno. Domani ragazzi, domani alle 14.30 vi metto il video con i playoff. Promesso, 7000 like e domani video con i playoff. Adesso però bisogna vedere un po' che cosa possiamo fare in questo calciomercato. Potremmo prendere 7 milioni in più dal torneo amichevole, ma magari in dono dal cielo sarebbero questi 7 milioni. Comunque sono arrivate ben 6 email perché dobbiamo accogliere 4 giocatori. Consa, vecchia nostra conoscenza. Leonardo Pavoletti, che giocherà al posto di Uche o comunque quando Uche dovrà riposare. Riccardo Orsolini, che giocherà assolutamente al posto di Benali, che ha deluso un po'. E infine abbiamo il giocatore più forte, Thorgan Hazard, che giocherà ovviamente al posto di Angel Gomez, che ci ha delusi totalmente. Se non avesse sbagliato quel tiro contro il Chelsea, mannaggia. Questa infatti è la nuova formazione. Al momento non cambio modulo, rimaniamo con il 4-3-3. Ho messo Consa 80 di valutazione, ho messo Orsolini 78 con 24 anni di età, ho messo Hazard 28 anni, un pochino vecchio tra virgolette, ma può assolutamente fare altri 4 anni minimo a buon livello. Può giocare tra l'altro anche a destra, quindi eventualmente possiamo metterlo al posto di Orsolini. E poi momentaneamente ho messo Pavoletti al posto di Uche. Abbiamo bisogno anche di un portiere. In tanti siete stati a chiedermi un nuovo portiere. Brignoli sì, è simpatico, quello che volete voi, ma tanti gol sono stati presi per colpa sua. Io non so se continuare perché non so quanto sta durando questo video. Cercherò comunque di fare altri 3-4 minuti per non farlo durare più di 20 minuti. Già 20 sono tanti. Premio torneo 3 milioni. Benissimo, benissimo, benissimo. Giocatore infortunato, 6 settimane per Diego Pampin. Ok, e Tom ha rifiutato il prestito. Siamo stati eliminati in semifinale nel torneo amichevole, ma abbiamo comunque accumulato un bel po' di soldi. 22 milioni, molto bene. Offerta per Brignoli, 5 milioni dal QPR. Accettiamo ragazzi, l'ho messo sulla lista dei trasferimenti perché abbiamo bisogno di un nuovo portiere. Come secondo abbiamo il portiere giovanissimo di 60, mi sembra, non mi ricordo, comunque può subentrare al portiere titolare. Noi abbiamo bisogno di soldi e quindi vendiamo Brignoli. È stato un onore, ma dobbiamo lasciarti andare. Brignoli venduto, offerta per Sessegnon, 1,2 milioni. Preferisco non venderlo Sessegnon, aspettiamo, 1 milione non ci fa la differenza. Comunque ne abbiamo accumulati altri 5 e quindi saliamo a quota 26. Perfetto. Offerta per Harper, assolutamente no, Harper non si vende, 6 milioni rifiutati. E io con questa ultima offerta chiudo qui il video, perché dobbiamo fare qualche colpo, ma non so chi prendere. Non voglio fare le cose di fretta, non voglio correre. Calma, mi metterò con calma a leggere un po' tutti quanti i commenti che mi avete lasciato comunque nei scorsi episodi e cercherò di fare un buon mercato. In attacco siamo coperti, a centrocampo siamo coperti, abbiamo bisogno di un portiere, di un terzino sinistro e poi vediamo un po'. Ma le necessità sono queste due, terzino sinistro e portiere. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, sto registrando da 1 ora e 24 minuti, quindi spero che sia venuto fuori un video abbastanza buono. Non posso giocare anche i playoff, altrimenti il video viene lungo, 40 minuti, perché di mezzo c'è il mercato. Se arriviamo a 7000 mi piace, io domani alle 14.30 vi metto subito il video con il restante mercato e ovviamente le due partite contro il CSK Mosca. Quindi se tutto va bene, nel prossimo video arriviamo fin qui, fino alla partita contro il Brighton. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel mi piace, noi ci vediamo domani, massimo supporto, bella!